Addirittura dico una cosa più radicale, cioè che la fotografia sta nascendo. Cioè, da un lato la fotografia attraverso i social network, gli iPhone, eccetera, è diventata lingua, no? Lingua mondiale, lingua internazionale con cui noi ci parliamo tutti i giorni, dalla Cina alla Russia, dagli Stati Uniti, senza bisogno di traduzioni, senza bisogno di imparare. Questa cosa è già successa con la fotografia verso la pittura. Quando la fotografia, c'era tutto, insomma, scopo della pittura per 10.000 anni è stato ripetere il reale più possibilmente vicino al reale che si potesse. Quando è nata la fotografia, secondo me erroneamente, si è detto, vabbè, ma non c'è macchina, non c'è pennello che possa ripetere il reale così perfettamente. Però è stata la morte della pittura? No, è stata la nascita. È nato l'impressionismo, l'espressionismo, fino all'astrattismo. Ed è più difficile fare belle fotografie perché adesso ci sono due livelli. Noi dobbiamo possedere meravigliosamente il fotografico e poi il digitale, cioè poi la, diciamo, la fase di post-produzione.